rimango su Aie, l'hai detto più volte, forse ci manca la punta da tanti gol, anche perché Aie è fuori, Aie rientra, fa due gol, si può anche non guardare al mercato davanti o ma è altro meglio? Guarda, in questo momento al mercato abbiamo un presidente e un direttore bravissimi, per cui ci siamo parlati prima di iniziare ad allenarci, le idee molto chiare su quello che possiamo fare. È chiaro che se faremo qualcosa è perché pensiamo che possa rafforzare questa rosa. E ieri l'anno scorso l'ha dimostrato di essere un bomber, ha fatto tanti gol, purtroppo ieri l'abbiamo perso in spostato il ritiro in ottima condizione, l'abbiamo perso a Crotone e l'abbiamo recuperato veramente da 20 giorni. E poi oggi ho cercato di dargli fiducia, di farlo sentire importante, perché è un ragazzo che si allena bene, amato dai compagni, e sono contento, insomma, per la giornata che si è ritagliato. Speriamo che sia, insomma, solo l'inizio. Ciao mister. La mascherina si capiva quella. Il tuo Brescia è secondo in Serie B, ma anche il tuo Milan è secondo in Serie A. Magari l'auspicio è quello di ritrovarvi insieme nel massimo campionato la prossima stagione? Grazie. Beh, noi adesso dobbiamo pensare che, insomma, se vediamo tutte le squadre sono forti, si rafforzano, sarà un bel campionato difficile, però quello che mi piace è vedere la personalità, insomma, che la squadra ha avuto dopo un mese di sosta. Non è mai facile la ripresa, però devo dire che gli allenamenti mi lasciavano ben sperare. Poi non è sempre tutto quello che vedi e poi lo riporti in partita, però oggi ero tranquillo perché la squadra aveva lavorato bene, c'era qualche incognita dopo un mese a riprendere a giocare, ma la squadra ha finito, insomma, come aveva fatto, insomma, pensare di aver vinto 8 partite su 10 in trasferta penso sia veramente qualcosa che ci dà fiducia per il futuro. Altre domande? Ciao mister. Ciao. Ti chiedo due cose, perché prima il collega ti ha chiesto di possibili entrate, però ti chiedo cosa ha portato invece a farvi ragionare a te la società sul privarvi di due giocatori, soprattutto in difesa, sui quali tu hai puntato molto, come Matteo e Chancellor, e ti chiedo anche del Covid, perché non voglio assolutamente sostenere che altre squadre non siano state attente o curate, ma penso che non sia stato un caso che il Brescia sia stata l'unica squadra che non ha avuto casi, se non vabbè il Gaghiello prima, e questo ti ha consentito di lavorare bene durante la sosta e di arrivare a questa partita in una condizione atletica che era nettamente migliore, no? Della regina. Sì, però col Covid dobbiamo pensare che magari fra 20 giorni ci saremo noi nella situazione, per cui ci saranno, tutti avremo dei vantaggi e degli svantaggi, per cui non voglio guardare questo, nel senso, è vero, è uscito Matteo, che era un giocatore che come aveva giocato, ma al suo posto è arrivato Sabelli, che è un ottimo giocatore che ci può dare tanto. Anzi, oggi vorrei fare anche complimenti a Karacic, che era un po' che non giocava, si è fatto trovare pronto. Ward è entrato molto bene, Ward è arrivato in punta di piedi, ha lavorato, ha cercato di migliorare, perché sono ragazzi giovani che venivano da un altro campionato e oggi appena hanno unito Paio non ho avuto esitazione a metterlo, perché se lo meritava per gli allenamenti che ha fatto. Ho detto due che hanno giocato meno, ho compreso ieri che, insomma, era la prima partita penso da titolare, fare due gol per un attaccante penso sia molto importante, e poi ha fatto veramente due bei gol. Prima hai detto di essere molto contento per i tuoi ragazzi, per questo giro nell'andata, ma ti chiedo, sei contento comunque anche per te? Poi l'ultimo periodo, anche prima della sosta, era stato un po' tosto anche da un punto di vista dei rapporti, vi eravate dovuti anche parlare bene con il presidente per rilanciare poi verso l'inizio del girone di ritorno. Sei contento per te di tutto quello che hai fatto, di come l'hai fatto e di come sei arrivato a questo punto? Ma io non sono mai contento, sinceramente, di quello che faccio. Pretendo sempre il massimo da me, il mio staff, e come lo prendono i miei giocatori. Poi per le voci non mi interessano, perché comunque è un giornalista che è da quest'estate che continua a scrivere di me il cellino, per cui probabilmente non ci vuole bene, ma noi dobbiamo essere più forti di queste cose. Io so benissimo, insomma, quello che la società pensa di me, i tifosi, i miei giocatori, anzi sono molto
orgoglioso di quello che pensano e vorrei sempre cercare di renderli felici, di fargli rendere al massimo i giocatori che ho, per cui io sì, sono contento. È chiaro che quando arrivi in un posto nuovo, una squadra comunque abbastanza giovane, insomma, adesso ho detto che avrei chiuso il girone d'andata insomma al secondo posto con 8 vittorie in trasferta, ecco, all'inizio ci avrei creduto, ma avrei pensato che era difficile, però adesso dobbiamo migliorare in casa, ma sono sicuro che insomma, se abbiamo tutti gli effettivi, anche giocare in casa davanti al nostro pubblico diventerà una nostra arma vincente. Manuel Ciuri. Sì, mister, Brescia solido, granitico, forse è facilitato anche un po' dalla prestazione non eccezionale della Regina. L'impressione è che la sua squadra arriverà fino in fondo e che sia anche in crescita, almeno glielo auguro, perché intanto lei merita la Serie A, a mio avviso. Insomma, lei che idea ha? Ma io devo essere sincero, anche io ho visto che la squadra, diciamo che la squadra nel girone d'andata fino alla sosta aveva tirato forte. Giocare con la maglia del Brescia non è semplice perché c'è grande tensione, abbiamo dei giocatori giovani che magari non erano neanche abituati a reggere, insomma, se a Brescia pareggia una partita in casa, magari su di loro piove qualche critica, io a volte mi arrabbio perché non è sempre facile essere pronti a questi livelli, insomma la Serie B la conosco bene e mai come quest'anno è un campionato molto difficile dove ci vorrà continuità, però insomma io mi auguro che la squadra con queste prestazioni prenda sempre più fiducia, i nostri giovani crescono e poi lotteremo, però quest'anno non si lotta con 2 o 3 squadre ma se ne lotta con 10 o 12, insomma vediamo i risultati, per cui penso che alla fine sarà ancora più bello se ce la dovessimo fare. Mister, un suo giudizio sulla Regina attuale, soprattutto questo cambio di passo repentino, bene nella prima parte, non bene nella seconda, e soprattutto un suo giudizio confrontando a quella Regina che lei ha affrontato da calciatore, non ci veniva qua da oltre 10 anni, mi collega se sbaglio con la Violetta nel 2005, le differenze che ha anche trovato in generale nell'ambiente, quelle che affrontava lei da calciatore, era trascinata pieno di entusiasmo, oggi si è toccato anche un picco minimo di tifosi al di là del Covid, anche per questa situazione un po' così. Beh, la situazione non è facile, insomma, però mi fa sempre piacere tornare a Reggio Calabria, oggi ho fatto anche una passeggiata con la squadra e devo dire che non l'avevo mai vista, o il lungomare, il mare, insomma, a Reggio si sta molto bene, qui ho sempre trovato grande calore, insomma, anche a fine partita, insomma, tutti i ragazzini che mi chiedevano la foto, l'autografo, è bello quello che trovo nei miei confronti, mio, di mio fratello, insomma, questo affetto penso che sia bello, ricevo dalla gente, insomma, poi ci sono stati avversari, mi ricordavo di una tripletta in una partita, però insomma anche qualche volta ho anche perso da giocare da giocatore, per cui però fa sempre piacere, è chiaro che gli stadi sono così dappertutto, il Covid ci ha portato via un po' di entusiasmo, mi auguro che possa passare presto perché mi piacerebbe rivedere gli stadi pieni, la gente è un po' più libera, insomma io ho avuto appena adesso un figlio e pensare che mio figlio veda tutte le persone con le mascherine fa male. Colleghi, va bene così?